Sì, allora siamo Magliari, vengo da Faenza, ho lavorato in tecnologia materiale, che è dedicata a Faenza, la progettazione riguarda diciamo, metodologia per acquistare materiale base per il gruppo di silicio. Questa attività è stata fatta e viene condotta attualmente in un progetto europeo, un progetto Trigger, di cui vi darò qualche cosa successivamente. Molto bassa e
pulita, e praticamente si basa su un ciclo termico particolare, per cui si riscalda il carbone fino a 321, si sostanzialmente si congela la situazione del ciclo circolare, la velocità, la temperatura si procede velocemente alla temperatura 2 e si lascia la temperatura di corpo per determinato tempo. In questo modo si evita questo aumento grado, ovviamente con le marche del sentimento di metodo
queste sono le ultime città, quindi fase sord si arriva oltre la terza città qua, insomma, e in fase liquida 5-6, cioè la fine era più o meno 5-7. E quindi si conferma che con la 2-7, per la presentazione 2-7, appunto, si riesce ad avere una sorta di una trascrizione del materiale. Qui è riportato che si chiama la massa di struttura, si vede bene che in questo caso con la situazione cosiddetta convenzionale, uno step, quindi era effettivamente una tasca nucleare, come qui la riportata la critica, si vede con le tali e le disciplinari, nella situazione a due step si avvicina di tasca nucleare, nel caso della situazione in fase liquida, quindi fanno un po' del fatto del progetto, la sostituzione è in ogni caso la struttura che nel caso di materiale e il materiale sì, che si tratta sempre normalmente è transitato rispetto alla metodologia di fase solida per il deflection, la differenza diciamo con due step maggiore efficacia della rete deflection e come si vede come avanza nelle due tipologie di materiali utilizzati. Quindi per conclusione appunto quindi si conferma che il progetto è lo step utilizzato sia in casa solida che in polietro di silicio, si ottengono quantità di carica.